Daniela, direi di iniziare. Ok, bene, possiamo iniziare, Allora, devi dire le tue parole. sì, proprio Telefono. buongiorno, sono Walter Martinelli, Comune di Modena, della palestra digitale Make It Modena, che ha organizzato all'interno di Modena Smart Live di quest'anno una serie di incontri sul il tema di Modena Smart Live, parlava proprio di rete, network, vivere connessi e ovviamente a causa di questo problema con il coronavirus, abbiamo deciso uno di realizzare tutto Modena Smart Live online e poi ovviamente questo ha pesato molto anche sulle scelte, sui contributi che stanno arrivando appunto all'interno Sì, diciamo che di bisogna questo occuparsi tema anche di quello, dell'importanza della rete però. e della digitalizzazione. Come noi, come Palestra Digitale, collaboriamo con tantissime scuole, sia superiori che comprensivi. E quindi la nostra proposta, e ovviamente con Memo, la nostra proposta è stata proprio quella di provare a fare un po' il punto con i servizi 06, con i comprensivi, quindi elementari e medie, e con gli istituti superiori domani, e fare un po' il punto sui progetti e sulle esperienze legate a questo obbligo di lockdown che abbiamo dovuto anche un po' subire. Quindi ieri abbiamo fatto un paio d'ore con i vari comprensivi che hanno presentato tantissimi progetti, tantissime idee e che hanno affrontato con molta creatività, secondo me, questa problematica. Tra l'altro, sul sito di Make It Modena, e noi pubblichiamo, io ho scaricato il video di ieri, quindi lo pubblicheremo come pubblicheremo quello di oggi, e poi ho pubblicato anche tutti i contributi che hanno mandato i vari comprensivi. Per quanto riguarda 06, facciamo riferimento al sito di Memo, che sta preparando proprio un'area riservata ai progetti di didattica a distanza all'interno dei servizi 0-6 anni. Quindi gli invitati a questo incontro di oggi sono Laura, lei si chiama Laura. il Memo, ovviamente, con Daniela Soci, Ivana Carretti, Annalisa Ferrarini e Paola Bellei, poi la Carovana con Elisabetta Boldrini e Giulio Montanari e il Nido Cittadella con Francesca, che non ho il cognome, e il Nido Girasole con Sonia Zaldini e Elena Marchi. Io passo subito la parola a Daniela, così non vi rubo altro tempo. Sì, grazie Walter. Allora, come ha detto Walter, i progetti che presentiamo oggi in realtà verranno poi tutti documentati all'interno di un sito di cui si sta occupando Memo e insomma che presto spereremo di pubblicare, perché i progetti sono veramente tanti e per brevità oggi ne presenteremo, diciamo, solo alcuni. Noi presenteremo la parte relativa ai servizi educativi e scuole dell'infanzia del Comune di Modena e della Fondazione Cresciamo. Io darei la parola subito a chi, diciamo, si è impegnato in questo compito molto faticoso, perché gli esami educativi a distanza sono stati, diciamo, complicati, nel senso che se per la scuola primaria, la scuola media e superiore la didattica a distanza, pur con tutte le difficoltà, poteva anche essere immaginata, per le scuole dell'infanzia e media ha proprio rappresentato diciamo, una grossa riflessione all'interno dei gruppi di lavoro. Io darei subito la parola a Ivana Carri, perché Ivana Carri è l'insegnante che lavora presso lo spazio incontro della pediatria del Policlinico, quindi cominciamo proprio da un servizio molto particolare. Quindi chiedo a Ivana se, eccola, di Sì, ci sono. Buongiorno a tutti. Io
Io sono Ivana Carri, sono un'insegnante di scuola dell'infanzia e insieme alla collega Francesca Prampolini mi occupo di Spazi Incontro. Come diceva Daniela, Spazi Incontro è un servizio educativo del comune di Modena, situato all'interno del reparto pediatrico del Policlinico, accoglie bambini ricoverati fino ai 6 anni di età, con possibilità di accesso anche per i bambini più grandi. E ci occupiamo anche dell'accompagnamento, insomma, della cura dei bambini e delle famiglie del reparto oncoematologico, sempre all'interno della pediatria. A questo proposito, a proposito di questi bambini, è fondamentale dire che già in una situazione normale, proprio per i percorsi terapeutici che questi bimbi devono affrontare, loro vivono una situazione di isolamento già di per sé. Questa cosa determina un cambiamento nelle loro routine, nelle relazioni sociali, non solo loro, ma anche dei loro familiari. Si interrompe il percorso scolastico per molti mesi, e questo, unito alla preoccupazione per una malattia importante, a percorsi di cura importanti, determinano una situazione già di per sé pesante. Questa premessa, secondo me, è molto importante per capire che durante i mesi di chiusura dei servizi educativi, anche all'interno della pediatria, legati alla pandemia da Covid, la loro situazione di isolamento e di solitudine si è oltremodo ampliata. Noi insegnanti ed educatori li accompagniamo per molti mesi, durante i loro percorsi di cura, pensando per loro e con loro a volte attività di coinvolgimento, di distrazione, per fare in modo che la loro presenza all'interno dell'ospedale in questo percorso risulti il meno pesante possibile. La nostra prima preoccupazione, dunque, è stata quella di individuare delle strategie che, pur nella lontananza, pur nella distanza, potessero mantenere una sorta di contatto e di legame con loro e farli sentire meno soli e isolati. E dunque, al di là delle chiamate, delle videochiamate quotidiane che tutti noi insegnanti abbiamo ampiamente fatto, ci è venuta l'idea di continuare a raccontare, a narrare loro delle storie, delle favole, proprio come facevamo in presenza, in reparto, insieme a loro. E lo abbiamo fatto videoregistrandole. In questo modo i bambini ci potevano vedere, potevano ascoltare le loro storie preferite, che poi sono diventate racconti della buonanotte. E venivano anche passate 2 volte alla settimana, alla sera, sulla piattaforma Facebook del settore istruzione Mobi06, e questo per noi è stato un aiuto molto prezioso e fondamentale. Ci siamo accorte che i bambini attendevano queste storie, si è creata una sorta di aspettativa, e questo è servito a dare un po' una cadenza al tempo lento che passava. Non posso dire che sia stato facile, soprattutto all'inizio, reinventarsi in questo modo, non lo è stato per nessuno. Il nostro è un lavoro di relazione. Le relazioni, soprattutto con i bambini, sono fatte di elementi molto sottili, sono fatte di contatti, di vicinanza, di empatia, di sguardi, di cose dette anche senza usare le parole. E questi elementi non sono facilmente trasmissibili attraverso lo schermo di un computer o di un telefono. Credo però anche fortemente che nell'urgenza del bisogno si possano trovare strategie, idee, forza anche, per tentare di trovare soluzioni che possano in un certo modo alleviare la situazione di questi bambini e migliorarla per quanto possibile. Grazie. Possiamo vedere solo un piccolo esempio di quello a cui faceva riferimento Ivana. Sera, fuori buio, e io ho una storia di
e gli conigli. C'era una foresta. Una foresta. Una foresta. Ecco, adesso mi fermerei qua e darei la parola a Annalisa Ferrarini. Adesso interrompo un attimo. Ad Annalisa Ferrarini, non ve lo faccio vedere tutto, se no non riusciamo, che invece presenta, diciamo, rappresenta il punto di vista delle insegnanti di scuola dell'infanzia, quindi le insegnanti che lavorano con i bambini da 3 a 6 anni. Sì, buonasera, sono Annalisa e durante il periodo del lockdown ci siamo trovate io e la mia collega Antonella Sorrentino a gestire una situazione su una sezione di bambini di 5 anni. E come diceva Ivana, abbiamo dovuto reinventarci un lavoro che è fatto di relazioni, di contatto, di confusione, di voci. Invece ci siamo ritrovati in un periodo di solitudine e di silenzio. E ci siamo messi in discussione molte volte su come arrivare alle famiglie. Devo dire che è stato un gioco di squadra tra me, la mia collega e le rappresentanti di classe, di sezione e dei genitori, senza i quali non avremmo potuto realizzare niente. E inizialmente noi comunicavamo tramite WhatsApp con le rappresentanti che ci facevano da ponte, perché era l'unico modo per arrivare più facilmente alle famiglie. Molti avevano i computer occupati per i figli più grandi che studiavano, per cui era l'unico modo per arrivare. Però ci siamo accorte che ci mancava il feedback, cioè non sapevamo realmente a quanti bambini arrivavamo. E soprattutto venivano proposte attività comunque sempre individuali, quella che era la socialità veniva sempre a mancare. Per cui abbiamo pensato di creare un'attività che fosse un'attività collettiva, come quelle che facevamo a scuola a grande gruppo, cioè nei momenti che ci ritrovavamo a fare conversazione. E abbiamo pensato di utilizzare una videoconferenza. Inizialmente la prima videoconferenza è stata molto caotica, perché tutti, o quasi tutti, insomma, volevano parlare, emergevano, si parlavano uno sopra l'altro, i più timidi non parlavano. Ma successivamente abbiamo pensato di creare, appunto, attraverso una nuova videoconferenza, un progetto finalizzato. Avevamo chiesto ai genitori di realizzare con i loro bambini un burattino con il materiale di recupero che avevano in casa, di fotografarlo e di inviarcelo. Dopodiché ci siamo ritrovati in questa videoconferenza dove ogni bambino ha presentato il proprio burattino dicendo come si chiamava. Anche io e la mia collega abbiamo realizzato il nostro burattino e abbiamo cominciato a raccontarci una storia, inventandocela. Quindi il mio burattino incontrava il burattino della collega, che a sua volta chiamava in causa il burattino di un altro bambino. Ogni volta che un bambino veniva interpellato, diceva il suo burattino come si chiamava, cosa stava facendo e chi incontrava. Abbiamo registrato tutta la videoconferenza, che è durata circa un'oretta, e poi abbiamo estrapolato la storia che hanno inventato i bambini. C'è stato un grosso lavoro multimediale sotto, perché comunque dalle immagini che c'erano arrivate dai genitori abbiamo creato delle diapositive con la parte scritta del racconto, abbiamo fatto il montaggio del video con anche la musica e la registrazione a due voci, mia e della collega. E non essendo esperta in materia, è stato anche questo molto faticoso, però molto gratificante, perché l'obiettivo di creare qualcosa tutti insieme, fare qualcosa tutti insieme come facevamo a scuola, lo abbiamo raggiunto. E devo dire che anche i bambini sono stati molto contenti. Poi una parte della storia interviene un burattino che è un coniglietto pasquale, per cui abbiamo pensato poi di inviare la storia a sorpresa ai bambini la mattina di Pasqua, come auguri di buona Pasqua. E io mi fermerei qui.
volta una bellissima bambina, molto vivace, che si chiamava Candy. Candy aveva i codini e le piaceva tantissimo saltellare in mezzo al prato e arrampicarsi sugli alberi. Un giorno, mentre stava correndo sul prato verde, incontrò il piccolo ragno Carletto, che le disse: «Beh, dove vai così di corsa?» Candy scappò via e mentre Carletto continuava ad arrampicarsi sull'albero, incontrò una bellissima farfalla. Ecco, scusate, ero uscita per sbaglio. E do la parola adesso invece a Paola Bellei, che è un'educatrice di nido e quindi porta invece la voce di chi lavora con i servizi per i bambini da 0 a 3 anni. Ecco. Salve a tutti, mi chiamo Paola Bellei e porto a me raccontare l'esperienza dei servizi nido d'infanzia. Ecco, dunque, per quanto riguarda il nido d'infanzia, la necessità di creare dei legami educativi a distanza è stata chiara fin da subito, perché comunque la chiusura dei servizi improvvisa aveva interrotto certamente i percorsi educativi al nido, ma non il bisogno di relazioni e il desiderio nostro e delle famiglie di continuare a crescere insieme. Le prime forme di comunicazione, un po' in tutti i servizi, sono state quelle telefoniche, quelle un pochino più individuali attraverso le rappresentanti, ma poi il prorogarsi del tempo a casa ha reso necessaria la ricerca di strumenti che fossero un pochino più idonei e anche più strutturati per comunicare con le famiglie e per cercare di tornare ad allargare un pochino quell'orizzonte quotidiano che improvvisamente era diventato molto ristretto. L'obiettivo comunque era quello di mantenere anche a distanza il senso di appartenenza a una comunità. Dunque le modalità scelte sono state ragionate dai singoli collettivi, dai vari servizi, gruppi WhatsApp allargati, classroom su Google Meet, profili Facebook, tanti modi diversi. Le modalità scelte sono state sicuramente in base ai bisogni raccolti dai genitori e anche consapevoli del fatto che l'ambiente virtuale non consente un abbraccio fisico, una coccola, che sono gesti essenziali nel nostro lavoro quotidiano al nido. Ma comunque l'ambiente virtuale ha delle potenzialità diverse che sfruttano soprattutto i canali visivi e anche quelli uditivi. E la cosa che abbiamo cercato di fare è di entrare nelle case delle famiglie in punta di piedi, concordando tra di noi in collettivo e anche con i genitori stessi e le famiglie i tempi, i mezzi e la frequenza, quindi, e anche le attività proposte, e pensando ad esperienze che avessero caratteristiche e tipologie diversificate, perché volevamo mettere a disposizione e offrire vari esempi e varie proposte. Si è cercato comunque, l'importante per noi era anche cercare di arrivare a tutte le famiglie, anche a quelle che non possedevano PC o che non avevano una connessione a internet adeguata. Era molto importante per noi cercare comunque di metterci in contatto con tutti, anche quelli che rimangono un pochino più invisibili. Per loro sono stati usati canali diversi che gli permettessero comunque di rimanere in contatto qualora volessero con noi, ecco, con la struttura e col servizio.
Ultima cosa, nel delineare la progettualità e le esperienze che venivano proposte alle famiglie, ci siamo basate ovviamente un po' anche sulle linee pedagogiche che stavamo seguendo al nido, sul percorso che si stava facendo, sulle risorse a disposizione delle famiglie, perché comunque erano tutti chiusi in casa, e sulla consapevolezza che il gioco è alla base dell'apprendimento dei bimbi nella nostra fascia d'età. Ed è il mezzo attraverso il quale loro sperimentano, ricercano e scoprono. E proprio questo tipo di esperienza di gioco vi viene presentato in un video che adesso vedrete, che è uno dei tanti esempi di cose fatte dai servizi di nido del Comune di Modena. Grazie. Adesso Daniela ve lo mostra. Prima regola, organizzazione. Non lasciate che le giornate scorrano nella caotica improvvisazione. Cercate di stilare un programma con una scansione chiara del tempo e delle attività della giornata. Questo la renderà più prevedibile e di migliore gestione, sia per voi che per i vostri bambini. Prendete una grande teglia e riempitela di una quantità non eccessiva di materiale travasabile. Poi aggiungete degli ausili che possono essere utili ai vostri bambini per divertirsi e dar vita alla loro fantasia. Ricordatevi che soprattutto nei primi anni di vita la conoscenza passa attraverso la bocca, dunque se siete indecisi e insicuri su che cosa proporre, orientarvi su un genere di tipo alimentare non vi farà sbagliare. Ecco, scusate, li rivedrete tutti interi appunto appena riusciremo a pubblicare il sito a cui stiamo lavorando. E noi, come diciamo Servizi Comune di Modena e Fondazione, ci fermiamo qui. E io aggiungo solo due piccole cose. La prima è che non abbiamo avuto modo di verificare, diciamo con dei dati certi, quello che è stato l'impatto delle attività fatte a distanza, però quello che ci è arrivato come ritorno è che durante le attività estive, quando finalmente qualche bambino è potuto ritornare al nido, alla scuola dell'infanzia, magari con i genitori o insomma anche lasciato a scuola, e ha dimostrato un grande piacere e non ci sono state grosse difficoltà di riambientamento, perché questo legame di continuità evidentemente ha aiutato a mantenere un po' il filo e a non perderlo. E l'altra cosa è che nel tentativo degli insegnanti e degli educatori di mostrare alle famiglie, di dare alle famiglie, entrare in comunicazione con loro cercando di supportarle in questo difficile periodo, e hanno reso ancora per certi aspetti più esplicito e più visibile il progetto pedagogico dei servizi. Detto ciò, io sono molto contenta che oltre a noi ci siano anche le colleghe dei servizi convenzionati, perché ricordo sempre che siamo un sistema integrato 06, e quindi passerei a dare la voce anche alle altre esperienze degli altri servizi. Non so se Walter vuole presentare lui. Sì, eccomi. Direi che in scaletta avevamo la carovana e dovrebbe, un attimo che ho perso il mio appunto, e quindi passerei la parola al nido della carovana e per poi proseguire con gli altri interventi. Bene, grazie. Buon pomeriggio, sono Elisabetta Boldrini, per la cooperativa coordino i nidi della Carovana 1 e 2 e le scuole dell'infanzia Boschetti e Tommaso Pellegrini. Quello che abbiamo cercato di fare noi è di continuare il progetto educativo in modo che ci fosse continuità e non ci fossero spaccature, pur con le differenze che chiaramente abbiamo dovuto mettere in atto. Abbiamo fatto lavorando a due livelli, il livello verticale con un incontro settimanale del direttivo che comprende tutti i coordinatori,
dai vari gradi scolastici, dal nido alla scuola secondaria di primo grado, e a livello orizzontale con collegi settimanali dei nidi e delle scuole dell'infanzia, principalmente in intercollegio, per avere maggiore opportunità di confronto. Questo per mantenere il legame educativo con i bambini, affettivo con i bambini, e consolidare sempre più l'alleanza con le famiglie. Adesso Giulia vi spiegherà nel dettaglio i criteri che abbiamo seguito e insomma, presenterà alcune delle proposte che abbiamo fatto in questo periodo. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Allora, adesso vi condivido lo schermo. Okay. Allora, il titolo della nostra presentazione è Felici di fare scuola anche nei giorni del coronavirus. Questo è stato il nostro spirito, cioè di vedere qualcosa di positivo, di cercare una bellezza anche in quello che ci stava succedendo, che stava succedendo intorno a noi. E naturalmente dopo lo smarrimento iniziale che ci ha colto un po' tutti, il nostro era un desiderio molto forte di tenere proprio vivo il legame con i nostri bambini. Siamo partiti da questa domanda: come possiamo fare? E siamo partiti da quello che avevamo, quindi la collaborazione dei rappresentanti dei genitori e la possibilità di poter contattare le famiglie tramite mail. Ma questo non ci bastava mandare solo dei video nostri dove sentivano le nostre voci, ma avevamo proprio il desiderio molto forte noi insegnanti di poter mantenere vivo questo legame con i nostri bambini, e quindi il nostro desiderio è di poterli vedere, di farci vedere noi, di poter vedere i bambini. Quindi abbiamo naturalmente iniziato facendo dei brevi video di saluti, delle brevi letture inviate tramite mail ai genitori. E poi tra noi insegnanti il grosso problema è stata la necessità di avere una formazione per utilizzare tutti quei dispositivi che insomma non eravamo molto esperte, quindi abbiamo cercato di utilizzare al meglio G Suite, la piattaforma che abbiamo qua nella nostra scuola, e di inventarci, di ricercare tramite tutorial su internet e anche tra un grosso aiuto reciproco tra noi colleghe, di poter utilizzare al meglio le opportunità che erano offerte dalla rete, quindi alla ricerca di programmi per poter fare al meglio dei video e per poter insomma fare delle cose belle per i nostri bambini. E quindi abbiamo deciso che ogni sezione del servizio 06, una volta alla settimana, avrebbe inviato tramite mail ai genitori una proposta educativo-didattica. E qui abbiamo dato grande spazio alla creatività di ogni insegnante. Quindi c'è chi ha organizzato, ha realizzato dei video tutorial per realizzare dei giochi, sono state fatte delle video letture, qualcuno si è sperimentato in cucina, abbiamo proposto degli esperimenti scientifici, abbiamo cercato di coinvolgere le famiglie mandando del materiale per poter costruire delle tombole, dei giochi dell'oca, dei memory, delle caccia al tesoro, e sono stati coinvolti anche gli esperti che in presenza avrebbero dovuto lavorare all'interno della scuola, quindi inglese, psicomotricità e musica. Abbiamo cercato anche di mandare delle proposte guardando anche come andava il lockdown, quindi delle proposte da fare solo in casa, oppure quando si i bambini potevano uscire un po' nei parchi, nei giardini, così, mandare delle proposte, ad esempio, non so, come costruire un aquilone, per aiutarli, insomma, a vivere questo periodo. E una grossa fortuna che abbiamo avuto noi è che, avendo ogni insegnante un'email istituzionale, abbiamo cercato di creare una relazione con le famiglie, in quanto le famiglie ci potevano inviare delle foto oppure dei disegni di tutte le attività che i bambini realizzavano a casa, non solo quello che abbiamo proposto noi, ma anche quello che vivevano all'interno delle loro famiglie, con i loro genitori, con i loro fratelli, di quello che succedevano, delle scoperte che facevano durante questo periodo. E a Pasqua ogni scuola ha voluto realizzare una videolettura per augurare a tutti quanti una buona Pasqua, dove ogni insegnante ha letto un pezzettino di una storia.
e in modo da ricreare anche ai bambini l'unità della scuola stessa, cioè che tutte le insegnanti, che loro non potevano vedere sempre, tutte le insegnanti, proprio di tutta la scuola, hanno voluto fare questi auguri di Buona Pasqua. Qua ci sono due esempi che adesso non riesco a farvi vedere per il tempo. E siamo riusciti a comunque anche a realizzare i progetti di continuità verticale, grazie sempre alla collaborazione con gli insegnanti del nido e con gli insegnanti della scuola primaria. E quindi anche qua abbiamo realizzato dei video con la lettura di libri che abbiamo usato come progetto ponte, anche qua libri dove venivano letti da alcuni insegnanti del nido e dagli insegnanti della scuola dell'infanzia, e stessa cosa per la continuità con la primaria. Ok, questi sono alcuni esempi delle cose che sono state inviate. Ad esempio, noi nella mail che mandavamo ai genitori abbiamo sempre cercato di parlare ai bambini. Quindi, ciao bambini, come state? Noi tutto bene? Abbiamo ricevuto insomma, avere continuamente un dialogo con i bambini. Questa era la proposta di un memory da costruire insieme ai genitori. Anche qua abbiamo cercato di mantenere la routine dei compleanni, quindi mandavamo sul gruppo WhatsApp della sezione un augurio di compleanno il giorno che festeggiava ogni singolo bambino. E stessa cosa, i bambini sono stati molto carini, che l'hanno fatto nei riguardi delle maestre. Ecco, adesso vi faccio vedere due brevi video. E il primo, questo qua, è alcune attività che vengono proposte ai bambini del nido. Scusate. Ok, questo invece è un video che abbiamo realizzato a fine anno, dove abbiamo raccolto tutto il materiale, che questo qua è quello della mia sezione, tutto il materiale che i bambini ci avevano inviato durante questo periodo di chiusura della scuola, proprio a testimonianza delle scoperte che avevano fatto durante questo periodo, che non doveva essere un periodo morto, ma un periodo in cui loro hanno continuato a crescere, hanno continuato a fare esperienza e hanno continuato a conoscere.
Aspettare solo un breve. Ok. Dopo abbiamo durante le assemblee di sezione svolte sempre su Meet con i genitori, abbiamo cercato di rinsaldare il patto educativo tra scuola e famiglia per poter attivare delle videochiamate, quindi legami educativi a distanza. E abbiamo deciso, a seconda naturalmente delle fasce di età, di avere una cadenza settimanale o quindicinale, mantenendo sempre lo stesso giorno fisso durante la settimana per poter aiutare le famiglie. E abbiamo utilizzato la piattaforma Meet e duravano queste videochiamate dai 45 minuti a un'ora circa. E anche durante queste videochiamate abbiamo cercato di creare una certa routine, quindi una canzone iniziale e un gioco, oppure una lettura, oppure una conversazione, e poi terminava con una canzone finale e un saluto. E abbiamo utilizzato anche il blog del sito della nostra scuola per caricare tutti i filmati e tutte le proposte educative per renderle accessibili a tutti quanti. Questo era il blog della scuola, che viene utilizzato non solo dal servizio 0-6 anni, ma anche dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria. Un'altra cosa che abbiamo fatto molto importante: abbiamo richiesto un feedback ai genitori di quello che era successo in questo periodo. Infatti sono stati organizzati dei momenti di verifica con i rappresentanti dei genitori e la direzione, e anche dei momenti di verifica con il consiglio di gestione di ogni struttura, per evidenziare le criticità e anche gli aspetti positivi di quanto era stato fatto in questo periodo. E cosa continueremo a fare? Che cosa ci ha portato di positivo questo periodo? Stiamo creando degli account per ogni alunno, dal nido alla scuola primaria, perché alla scuola secondaria erano già stati attivati, proprio per anche una maggior sicurezza nell'utilizzo di questi strumenti, anche in termini di privacy. E come insegnanti, come gruppo docente, abbiamo deciso di utilizzare prima Drive e poi Classroom per archiviare la documentazione, in modo da dare durante l'anno proprio una documentazione di tutto quello che succede, quindi non aspettare a fine anno di far vedere ai genitori quello che realmente i bambini, le esperienze che realmente i bambini fanno a scuola, ma di avere un aggiornamento più continuo. E poi è stato creato un digital team che è composto dagli insegnanti referenti per ogni ordine di scuola per lavorare sul piano digitale della scuola, che poi andrà a integrare il PTOF unitario del nostro centro scolastico. Grazie. Grazie. Proseguiamo con Nido Cittadella. Volevo solo ricordarvi che l'evento io lo sto registrando, quindi appena è finito lo scarico, faccio un piccolo editing, metto titoli di testo e titoli di coda e poi verrà pubblicato sul nostro canale YouTube, e mando una mail a tutti gli iscritti, appunto ricordando che possono collegarsi per rivedere o vedere l'evento. Quindi Nido Cittadella. Io sono Francesca Bergomi, sono la coordinatrice del Nido. Collegata c'è anche Elisa De Sero, che è una delle tre educatrici della sezione, che vi racconterà qualcosa nello specifico del tipo di proposte. Il percorso che noi abbiamo fatto è in parte simile a quelli che sono già stati raccontati. Quello che volevo condividere con voi è stato un po' un punto cruciale della nostra riflessione sul che cosa fare, che è stato il momento in cui, da una prima fase che è legata appunto a invio di messaggi su WhatsApp, più che altro per sulla scia di uno slancio emotivo, di ricercare così un contatto con le famiglie, nel momento in cui alla fine aprile, grazie al protocollo dei sindaci, è stata data l'opportunità alle educatrici, almeno in parte, di rientrare al lavoro, abbiamo potuto cominciare a ragionare su che strumenti mettere in campo, e WhatsApp ovviamente ha cominciato ad esserci stretto. Gli interrogativi che sono sorti, che hanno portato a scegliere un'altra strada, erano legati al fatto che cercavamo uno strumento che fosse
coerente dal punto di vista pedagogico, nei limiti del possibile, con i valori del nostro progetto. Quindi uno strumento che non fosse, che non avesse dall'altra parte qualcuno che passivamente aspetta un messaggio che forse arriva, e qui mi riferisco sia alle famiglie che ai bambini, che non fosse filtrato, perché nel caso dell'invio del messaggio WhatsApp al rappresentante non c'è un contatto diretto con le famiglie, ma c'è sempre un imbuto attraverso cui passare, e comunque non c'è un ritorno di questo imbuto. E quindi la strada che abbiamo scelto, tra quella delle piattaforme per gli incontri, le riunioni, eccetera, è stata quella di creare per ogni sezione uno spazio, diciamo, su Drive. Il bisogno a cui rispondeva era appunto quello di ritrovare in qualche maniera l'idea di partecipazione delle famiglie, perché su questo cloud non solo le educatrici regolarmente mettevano delle proposte, ma le famiglie mettevano le risposte a queste proposte, ma è stato anche accompagnato da una documentazione del percorso che stavamo facendo, e quindi lo scopo era quello di dare la possibilità alle famiglie di, come dire, seguire il tipo di percorso che loro stesse stavano contribuendo a creare, e lasciare una traccia di memoria, perché tutto quello che andava via WhatsApp rimaneva, si dissolveva, mentre come parte della cultura dei nostri servizi, insomma, di tutti i servizi, insomma, 06, la parte di, come dire, di documentazione è fondamentale. E adesso io apro il diario di bordo per farvelo vedere, e Elisa vi racconta qualche cosa. Se riesco. Non riesco. Allora, aspetta. Non riesco a condividere. Scusate, volevo condividere lo schermo, ma non ci riesco. Tu ci riesci, Claudia? Non riesco più. Allora, intanto lascio la parola a Elisa De Sello, e poi intanto condivido lo schermo. Eccomi, stavo provando a condividerlo anch'io, ma se già lo fa qualcun altro. Allora, niente, io sono Elisa, appunto, educatrice del Nido Cittadella, e in una sezione mista di medi e grandi. E inizialmente abbiamo provato, come ho sentito altre esperienze, a collegarci al progetto pedagogico educativo avviato durante l'anno scolastico, e proponendo quindi letture e facendo rilanci a proposte svolte al nido. E grazie agli incontri organizzati fin da subito con i genitori, quindi attraverso delle riunioni di sezione in videoconferenza e attraverso dei colloqui individuali, abbiamo provato a mettere in piedi un progetto che potesse rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni di quel preciso momento che stavano attraversando sia i genitori che i bambini. Abbiamo quindi chiesto una grande collaborazione ai genitori, invitandoli ad essere in un certo senso i nostri occhi. Gli abbiamo chiesto di osservare i loro bambini, di raccontarci quello che facevano maggiormente durante le giornate, e magari di provare a cogliere le emozioni che appunto i bambini manifestavano. Oggi vorrei condividere con voi due aspetti in particolare, e che sono, insomma, che ci hanno fatto riflettere come collettivo e abbiamo voluto approfondire. E un aspetto appunto sollevato dai genitori durante questi incontri era la difficoltà che avevano di portare i loro bimbi all'esterno. Dopo tanti giorni passati tra le mura di casa, non vedevano i loro bambini sereni al di fuori delle mura domestiche. E abbiamo quindi provato a pensare come rispondere al meglio a questo tipo di bisogno. E abbiamo utilizzato un libro, un canale conosciuto dai bambini e allo stesso tempo coerente
nei contenuti con il progetto educativo comunque avviato durante l'anno scolastico. Il libro è A caccia dell'orso, probabilmente conoscerete, e tratta appunto come argomenti la scoperta della natura e appunto la bellezza dello stare all'aperto. Vi facciamo vedere un pezzettino del video, il video realizzato. Non si sente l'audio? Va bene, ve lo racconto. Quindi prendendo alcuni tratti del libro, è sparito. Intanto ve lo racconto, praticamente prendendo alcuni pezzi appunto del libro A caccia dell'orso, abbiamo invitato i bambini ad uscire e a provare a camminare ad esempio nell'erba e ad ascoltare il rumore dei loro passi. Abbiamo poi chiesto ai bambini di correre in mezzo agli alberi e a soffermarsi ad ascoltare il rumore del vento che muove le foglie e i rami. Come ultima cosa, abbiamo chiesto ai bambini di provare a cercare una fontana e soffermarsi ad ascoltare il rumore dell'acqua che scorre. E, questo, insomma, per quanto riguarda l'aspetto dell'uscire e dell'aria aperta dopo aver passato tanti giorni tra le mura domestiche. Un altro aspetto che ci ha fatto riflettere e che abbiamo voluto approfondire era la paura e il timore dei genitori che i loro bambini perdessero tempo in casa e che quindi non avessero un ambiente idoneo e stimolante quanto invece potesse essere un ambiente quale il nido. E quindi abbiamo pensato di proporre ai genitori e ai bambini quindi delle attività di vita pratica come l'apparecchiatura, come il lavaggio dei piatti e come la preparazione di semplici merende. In questo modo abbiamo voluto sottolineare ai genitori quanto piccole mansioni quotidiane che i bambini vedono fare tutti i giorni ai loro genitori potessero invece rispondere pienamente al bisogno di fare del bambino, aiutandoli anche ad allenare certe capacità cognitive come la manualità, come l'autonomia, il prendersi cura di se stessi, della propria casa e dell'ambiente insomma, che li circonda. E questo un po' insomma sono due aspetti che volevamo sottolineare e che sono emersi e li abbiamo sentiti molto forti durante questo periodo. Adesso per concludere l'intervento vi faccio vedere il video della mamma di Gabriele che ci ha mandato in risposta appunto a queste attività di vita pratica. Ecco, questa era una parte del nostro progetto. Grazie. 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 Direi che possiamo proseguire con i nidi girasole. Dovrebbe esserci Sonia Zaldini e Elena Marchi per presentarci le loro esperienze. Vi volevo poi ricordare che, come dicevo prima, questo evento è registrato e quindi sarà pubblicato e pubblicheremo contemporaneamente anche il link al contributo di Memo, alla parte del sito di Memo. Vi volevo ricordare un attimo, ecco, presento anch'io, il sito
di Make It Modena, da cui ecco, potete trovare tutti i contributi degli istituti comprensivi, e poi pubblicheremo sul nostro canale anche il video di questo evento. Quindi chiudo la presentazione e lascio la parola a Nidhi Girasole. Buongiorno a tutti, sono Zaldini Sonia, sono coordinatrice dei Nidhi Girasole. Provo a condividere un attimino anch'io lo schermo, se riesco, perché non me lo dà. Bisogna... Sì, no, sì. Ok. Niente, non me lo prende. Intanto mi presento, sono Zaldini Sonia, sono un coordinatore. Scusa Daniela, vuoi che lo condivida io che ce l'ho? Sì, Dani, se riesci. Ci provo. Sono coordinatrice dei Nidhi Girasole 1 e Girasole 2. Oggi qui con me c'è anche Lina Marchi, educatrice del Girasole 1. E il nostro sarà un racconto a due voci. Il nido di Girasole 1 e Girasole 2 è un nido privato in convenzione con il Comune di Modena ed è gestito dalla società MET. E quello che vi raccontiamo oggi, siamo un po' le portavoci di un percorso che ha coinvolto tutte le educatrici dei servizi e le famiglie che appunto stavano frequentando il nostro servizio in quel periodo. Io volevo soffermarmi, diciamo così, su una parte un attimo iniziale che è stata proprio l'inizio del lockdown, quando ci siamo ritrovati il venerdì a chiudere i servizi, convinti di riaprirli il lunedì successivo, che questo non è avvenuto. Ci sono state le prime settimane che sono state le settimane in cui di sbarramento, di incertezza, ogni giorno sembrava quello giusto per rientrare e poi invece questo non avveniva. Ci siamo prese queste settimane come momento di equipe, come momento dove incontrarci, anche se a distanza, tra noi come personale, perché avevamo bisogno di capire dove eravamo. Eravamo certe che prima di prenderci cura degli altri e di poter accompagnare in qualsiasi modo le famiglie in quel periodo, avevamo bisogno di capire dove eravamo noi. Perché si parla tanto di nidi, di scuole, come se fossero istituzioni, come sono, perché sono istituzioni, ma non dobbiamo dimenticarci che dentro questi nidi ci sono delle persone. E queste persone come si approcciano e come entrano, in questo caso entravamo all'interno delle famiglie, che quindi si ribaltava un pochino anche la situazione, era fondamentale capire dove eravamo. Perché comunque anche noi non eravamo più all'interno dei nidi, la nostra quotidianità era stravolta. Anche perché i nidi Girasole, ma come il 99,9% dei servizi educativi 06, è donna. E avevamo la consapevolezza che eravamo donne, che dovevamo mantenere un equilibrio tra l'essere mogli, madri, figlie, molte volte, e oltre che essere professioniste. Quindi c'era anche la necessità di andare a sciogliere quello che eravamo noi in quel momento. Quindi abbiamo organizzato attraverso Meet degli incontri in equip, dove ognuna di noi si è raccontata e ha deciso di raccontarsi secondo il linguaggio che era più consono a sé, chi attraverso il linguaggio verbale. Abbiamo utilizzato un linguaggio grafico-pittorico, abbiamo utilizzato un linguaggio compositivo, cioè ogni educatore ha scelto la propria modalità per raccontarsi alle proprie colleghe. Potevano scegliersi a raccontare anche la propria vita personale, ma sicuramente al centro c'era anche quella che era la vita professionale, come si sentivano come educatrici in quel momento. E, puoi andare un pochino avanti, Dani? Ok, avanti. Ecco, questo è un esempio. No? Questo è un esempio
a livello compositivo di come le insegnanti, alcune educatrici, hanno cercato di raccontare quello che stavano vivendo. Perché lo sforzo maggiore qual è stato? Quello di trasformare ciò che era soggettività in un'immagine di collettività, di comunità. Qui, qui in particolare, l'equipe del Nido Girasole 2 hanno deciso di utilizzare un linguaggio compositivo. Hanno raccontato l'armonia della resilienza, l'importanza dell'empatia dell'incontro, perché ci stavamo preparando ad incontrare le famiglie. Ci siamo immaginati un domani di cose belle, quindi abbiamo inserito tutti quegli oggetti che andavano a rappresentare quello che per noi era, era il nostro essere in quel momento. Invece c'è chi ha deciso di rappresentarsi come KIPP, nella slide successiva, attraverso una mappa, un pochino nata anche grazie a una formazione che molte delle educatrici, delle insegnanti del Comune di Modena hanno frequentato durante l'anno educativo con la Sara Vincetti, e quindi la mappa dei valori dei nidi girasoli, mettendo in evidenza in particolar modo il castello degli incontri, che cosa vuol dire incontrarsi quando ci viene chiesto di rimanere a distanza, quanto sono importanti le routine all'interno di un nido d'infanzia che sappiamo accogliere bambini molto piccoli, e chissà come stavano vivendo queste routine i nostri bimbi. L'albero dell'ascolto, la nostra pedagogia parte da una pedagogia che si sa mettere in ascolto e si mette in osservazione di chiunque entra all'interno del servizio. Noi in questo momento ci stavamo mettendo in ascolto di noi stesse. La panchina delle parole, la spiaggia del sole inteso come sorriso, l'importanza di non perdere i sorrisi, la consapevolezza che dovevamo ricercare nuove strategie creative per affacciarci alle nostre famiglie in un percorso che però aveva anche delle scale delle incertezze. Avevamo una grande forza però, che era quella dell'empatia, e sapevamo che se rimanevamo unite come KIPP, perché questa è la forza dei servizi 06, la possibilità di lavorare in KIPP, saremmo riusciti con delicatezza ad affacciarci nelle case delle famiglie. Ci tengo anche a sottolineare che questi incontri ci sono serviti per riprendere anche quelli che sono i nostri valori pedagogici. Noi non volevamo sostituirci alle famiglie, eravamo consapevoli del fatto che a casa con i bambini la quotidianità la facevano loro. Non potevamo farla noi, non ci piaceva neanche l'idea di riempire le famiglie di proposte, solo di fare, diciamo così, perché voleva dire mettere bambini molto piccoli davanti allo schermo, perché nel momento in cui un'educatrice legge, propone esperienze, il bambino si mette molte volte davanti a uno schermo. Quindi l'abbiamo fatto, sono proposte che abbiamo fatto anche al Nido Girasole, la lettura dell'educatrice, alcuni rilanci, diciamo così, di esperienze, che chiunque era a casa col bambino, perché noi avevamo situazioni dove non era detto che il genitore fosse a casa H24, avevamo anche situazioni dove i genitori lavoravano, anzi lavoravano il doppio di prima, e magari questi bambini i genitori non li vedevano neanche. Quindi volevamo accogliere tutte le famiglie senza che nessuno si sentisse escluso, perché doveva consegnarci un qualcosa o farci avere un qualcosa. Quindi erano proprio solo così, piccoli rilanci che nelle mani dei genitori potevano essere giocati e giocabili, diciamo, a loro piacimento. Lascio un attimo la parola anche a Elena, che vi racconta come in punta di piedi sono entrati in casa delle famiglie. Esatto. Buonasera a tutti, sono Marchi Elena. Esatto, proprio partendo da noi stesse in quanto educatrici, abbiamo avuto la voglia di metterci in contatto con le famiglie dei nostri bambini per sapere come stavano vivendo questa nuova quotidianità, per avere comunque, per sapere come stavano, per sapere quali erano le loro emozioni, e per sapere, eravamo molto curiose di capire se quel famoso filo rosso che fino a quel momento avevamo creato con così tanta cura durante l'anno educativo, insomma, si stesse sgretolando. E la risposta è stata proprio che no, non si stava assolutamente sgretolando,
però andava alimentato. E abbiamo voluto accorciare le distanze entrando, come diceva Sonia, in punta di piedi nelle case delle famiglie, creando delle chat che abbiamo chiamato chat distanti ma uniti, due chat diverse, una per la sezione dei grandi e una per la sezione dei medi, con un regolamento, quindi ci tengo a precisare questa cosa, nel senso che abbiamo regolamentato, ci siamo date delle regole per queste chat, in cui partendo dalle emozioni dei genitori, con la scelta di partecipare o meno, perché non era un obbligo assolutamente, ma era una voglia di condividere con noi e con il gruppo, condividere delle sensazioni, condividere delle criticità e anche delle opportunità che i genitori stavano vivendo con i propri bambini. E, l'obiettivo era quello appunto di accorciare le distanze, di usare una strategia per vivere questo momento, condividere. Ed è stato bellissimo perché ci siamo proprio reso conto che queste chat è diventato quasi un pozzo di idee dal quale tutto il gruppo potesse attingere, perché il gioco di un bambino diventava un gioco diverso per un altro bambino. Quindi era un ricircolo di idee importantissimo attraverso foto, attraverso disegni, attraverso narrazioni, in cui appunto il gioco di un bambino mutando diventava un arricchimento per il gioco di un altro bambino. Abbiamo per esempio al Nido, noi giochiamo spesso nel contesto della costruttività e abbiamo creato questo video in cui abbiamo raccolto delle foto, delle immagini dei nostri bambini che durante l'anno educativo giocavano nella costruttività e abbiamo chiesto loro in che modo loro giocassero con gli elementi domestici e con la costruttività. E anche qui sono nate tantissime idee che hanno dato vita a nuove idee di altri bambini. Oppure leggendo il testo di A Caccia dell'Orso, i bambini hanno creato per esempio all'interno della loro casa una loro tana che hanno poi condiviso all'interno di queste chat con immagini, con racconti, e quindi ognuno aveva creato la sua casa, la sua tana dell'orso. Abbiamo creato anche un legame molto intimo nel momento in cui la festa della mamma, per esempio, abbiamo creato questo video in cui abbiamo raccolto queste immagini e queste foto delle mamme durante l'ambientamento. Quindi anche questo è stato ricordare un momento al nido vissuto dei bambini con le proprie mamme, quindi creando anche proprio un vero e proprio legame anche intimo, perché con i nostri bambini insomma eravamo abituati a questo tipo di rapporto. E è stato bellissimo, e alla fine abbiamo anche creato dei gruppi di videochiamate in cui, anche a piccoli gruppi chiaramente per evitare confusione eccetera, e in cui ognuno anche solo con un saluto potesse appunto condividere e potesse regalare un sorriso agli altri componenti del gruppo, e rispettando comunque tutte le soggettività dei bambini, nel senso che ognuno ha reagito a queste videochiamate di gruppo a suo modo. E questo è stato il nostro modo di accorciare le distanze, di entrare piano piano all'interno delle case in questo periodo complicato. Abbiamo fatto una verifica a fine, diciamo così, periodo lockdown, e qua prima di iniziare anche il periodo di centri estivi, e credo che l'obiettivo di raggiungere tutte le famiglie sia al Nido Girasole 1 che al Nido Girasole 2 sia stato raggiunto, perché era questo, e anche quello di, diciamo così, restituire sempre una visione di comunità e non del singolo, ma utilizzare, diciamo così, i materiali, le osservazioni che i genitori ci rilanciavano singolarmente per poter creare nuovi immaginari. Questo ci è stato utilissimo sia nel periodo del lockdown, ma anche quando siamo dovuti rientrare nei servizi, nel periodo, diciamo così, dei centri estivi e ad oggi con il nuovo anno educativo. Un anno educativo che ha aperto e riaperto nuove sfide.
perché come nido di infanzia non eravamo abituati ad utilizzare il digitale, lo usavamo pochissimo, perché siamo tuttora abituati a vivere l'esperienza in presenza e ad avere i genitori all'interno dei servizi. I protocolli ad oggi chiaramente ci danno molte limitazioni in questo senso, sono chiari, i genitori dentro allo 03 devono starci il meno possibile e di conseguenza stiamo facendo una ricerca anche con addetti, diciamo così, la comunicazione per capire quali possono essere quegli strumenti che possano accogliere una comunicazione che non è una comunicazione di discipline, non è una comunicazione di marketing, ma è una comunicazione del prendersi cura. E devono essere strumenti a volte celeri e a volte che diano il tempo di momenti di ricognizione. Probabilmente saranno anche più di uno strumento che ci potrà essere d'aiuto, ma quello che stiamo cercando di costruire e di ricercare anche insieme ai gestori è proprio quello di strumenti che possano raccontare, quando non è possibile farlo in presenza, la vita quotidiana al nido, rispettando chiaramente sempre la privacy del bambino, ma dando la possibilità al genitore comunque di far parte di questo patto di corresponsabilità che non deve rimanere solamente sulla carta, ma deve continuare ad alimentarsi come siamo abituati poi nel comune di Modena, quindi il genitore presente all'interno dei servizi. Noi vi lasciamo con una frase che ci ha accompagnato come KIP e che ci accompagna tuttora, perché siamo ancora in viaggio in questo anno fatto ancora di tante incertezze, ma anche piene di sfide che quindi ci entusiasmano, e che certi legami sfidano le distanze, il tempo e la logica, perché ci sono legami che sono semplicemente destinati ad essere. Io aggiungo, l'importante è prendersi cura l'uno dell'altro. Questo credo che sia fondamentale in questo momento di incertezza. Grazie. 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 Tra l'altro, condividere una delle parole chiave di questi eventi, cioè proprio l'idea di questi incontri era quella di non solo di documentare questi progetti, ma anche di condividerli con gli altri operatori, con i genitori, con gli altri insegnanti, in modo da ispirare esperienze e progetti partendo dal punto da quelli degli altri. Quindi grazie ancora. Daniela, direi che se vuoi aggiungere qualcosa. No, io ringrazio tutti quelli che hanno presentato, dicevo purtroppo non siamo riusciti a presentare la mole di esperienze perché ci sono tantissimi altri colleghi di altri servizi del sistema 06 che hanno affrontato gli stessi problemi, anche opportunità che forse ci ha dato questa situazione per appunto riuscire a tenere, come dire, forte il legame con le famiglie, con i bambini, e che adesso ci portiamo anche come esperienza, come diceva poi anche Sonia, anche per affrontare il nuovo anno educativo che insomma appena iniziato. E quindi insomma noi speriamo di dare voce a tutti attraverso il nostro sito di documentazione, e questo è stato un incontro che per brevità non è riuscito a dare appunto spazio forse anche a un confronto, che però ecco io torno a casa molto arricchita, mi verrebbe voglia di andare ad approfondire ulteriormente, a conoscere meglio quello che hanno fatto anche gli altri, perché sono tutti punti di vista che accrescono insomma la professionalità degli educatori e degli insegnanti, che non lo dico perché sono del settore servizi educativi, ma che nel nostro sistema integrato credo che sia molto alta. Ecco, lo voglio dire anche come ringraziamento a tutti gli operatori che lavorano nella fascia 06. Bene. Direi che io volevo di nuovo ancora ringraziare tutti gli intervenuti. Purtroppo so che alcuni hanno avuto dei problemi a collegarsi a Meet, hanno seguito molti l'evento su
sulla diretta Facebook. Ricordo a tutti, poi manderò le mail, appunto, che l'evento è registrato, lo metteremo sul nostro canale YouTube con il link all'area di Memo, dove troverete tutte queste esperienze documentate. Quindi vi ringrazio, vi ricordo, se volete, domani alle 17.45 ci sono le scuole superiori, se avete anche solo curiosità di vedere come hanno affrontato. Ieri ho seguito tutti i comprensivi, alcune insegnanti erano qua anche oggi, e davvero c'è stata un'esplosione di creatività, mettere assieme arte, musica, eccetera, con il digitale per affrontare questo insomma periodo un po' difficile. Ecco Walter, aggiungo solo una cosa, ringrazio intanto anche i colleghi della Smart City e a questa opportunità che hanno dato anche alla Mondo 06, soprattutto segnalo che sul programma di Modena Smart Life ci sono diversi incontri che secondo me possono interessare anche la nostra fascia d'età, oltre a altri a carattere più culturale che vanno bene per la formazione insomma nostra adulta, però anche insomma nell'ambito educativo ci sono degli incontri interessanti, quindi invito tutti a consultare ulteriormente il programma di Modena Smart Life.